partecipare anche in questo periodo un po' così strano, perché comunque non è scontato che uno dopo che non è nemmeno uscito e rientrato a casa dall'ufficio si ricolleghi in un'altra call, e ne avrà fatte tante oggi, immagino. Quindi noi siamo molto contenti che appunto Crafted, ma anche altre community riescano comunque a trovare momenti come questo, nonostante tutto. E come ha anticipato Angelo, in maniera veramente straordinaria, siamo riusciti a fare un altro libro. Contando che eravamo partiti per scherzo con il primo, a questo punto ci chiediamo se non abbiamo sbagliato lavoro. Però, iniziamo un po' con un minimo di presentazioni. Qui accanto a me c'è Alessio. Ciao a tutti, io sono Alessio, l'altro inventore del libro e lavoro come CTO in Bitmain Factory, una società che si occupa di costruzione di mining farm, quindi insomma abbastanza incentrato sul mondo del criptovalute. Sono sviluppatore da un po' di tempo, più di 10 anni, quindi sono un po' vecchietto, e da un po' di tempo mi occupo anche appunto di criptovalute, grazie a questo tizio accanto che mi ha appunto introdotto. Qui in basso ci sono i miei riferimenti, se volete dare una sbirciata a LinkedIn e Company, sono là. Ok, io come dicevo sono Alessandro e lavoro in Brumbrum dal suo inizio. Brumbrum è una startup che vende automobili online stile Amazon e le consegna a casa. E nel tempo libero con Alessio ci siamo fatti prendere a questa passione riguardante Bitcoin e niente, ormai sono 3 anni che lo studiamo, ci smanettiamo e ci piace, come abbiamo detto anche in tempi passati, produrre del materiale che possa essere utile ad altri per avvicinarsi a questo sistema, a questa tecnologia che adesso va abbastanza di moda. Il terzo personaggio è un personaggio virtuale che abbiamo pompato, diciamo, un po' noi, che è il generale Bizantino. Che è diciamo una figura diciamo, allegorica che è presente nel paper di Bitcoin originale, dove appunto si racconta di come si possa risolvere questo problema teorico dei generali che devono fare un assalto a una città e non possono comunicare in tempo reale, e di come Bitcoin tenta di risolvere il problema teorico. E l'abbiamo selezionato come immagine, diciamo, di copertina del primo libro, ma anche come nostra immagine social dei contenuti che pubblichiamo, e infatti lo trovate un po' dappertutto. Come ho detto poco fa, proprio un anno e mezzo fa abbiamo pubblicato il primo libro che si intitola Bitcoin dalla teoria alla pratica, e come diceva Angelo, mi sa proprio quasi un anno preciso, eravamo in Micamai a presentarlo, mi sa. E il primo libro parla del protocollo nella sua interezza, e mi piace sempre un po' mostrare questa slide dove si fa presente che Bitcoin non può essere messo al pari di TCP/IP. Perché spesso si sente dire che Bitcoin ed Ethereum, o Bitcoin in particolare, è il nuovo TCP/IP, magari è il nuovo HTTP per certi tipi di informazioni, e il libro affronta le quattro macro tematiche del protocollo, che sono le transazioni, i blocchi, il mining e la blockchain. Completato il primo libro, abbiamo iniziato a studiarci, a smanettare un po' con Lightning Network, che è una tecnologia che compone delle parti del protocollo Bitcoin e delle parti di applicazioni web classiche. E qui l'ho cercato di posizionare un po' sul diagramma di prima. Come vedete è comparso nel mezzo anche Tor, perché sia Bitcoin che Lightning Network, volendo, possono comunicare passando da Tor, per situazioni dove questo è richiesto. E come vedete, quindi Lightning Network di per sé è un ponte fra il mondo web classico, perché comunque
le API che espongano i nodi di Lightning Network sono tutte API REST, RPC che parlano fra di loro, e dall'altro lato comunica con i nodi Bitcoin tramite delle transazioni costruite in un certo modo che si chiamano HLTC, Hashed Lock Time Contract, magari avete già sentiti, e con i nodi Bitcoin sempre con protocollo RPC. Quindi, come potete intuire, è un diciamo un mashup molto complesso, richiede la conoscenza di entrambi i mondi e anche molta curiosità. In particolar modo, la parte più articolata riguarda la costruzione di questi HLTC, che sono appunto delle transazioni particolari, dove con un gioco di firme condivise si formano vari stalli alla messicana off-chain, che permettono di fare scambi di parte dei fondi all'interno di questo HLTC fra le parti senza dover aspettare che il network mini la transazione come di consueto si fa, e questo sblocca uno dei problemi, diciamo, di Bitcoin, che è la possibilità di fare molte transazioni al secondo off-chain. La struttura di questi HLTC, qui vi mostro un dettaglio della nostra analisi, che noi abbiamo chiamato Guernica perché è veramente un quadro complesso e articolato, non è per niente banale, come dicevo, e richiede una padronanza veramente completa di come funzionano gli script Bitcoin e di come si possano combinare fra loro. E questo ci ha portato a, diciamo, a cambiare un po' i piani, perché i piani iniziali erano di realizzare un libro che arrivasse a trattare Lightning Network. Poi ci siamo accorti che solo parlando di Bitcoin script si poteva scrivere un libro, e quindi ci siamo concentrati sulle basi che permettono poi di capire a fondo come funziona Lightning Network. E sono basi che però richiedono comunque la conoscenza del protocollo Bitcoin, e quindi si è formata questa sequenza di contenuti dove il primo libro affronta il protocollo Bitcoin e ti spiega come funziona, e questo che mostriamo oggi prende una parte e ti affronta la parte specifica che ti serve per poi andare a studiare, a smanettare su Lightning Network. Nel mentre studiavamo Lightning, o comunque pensavamo riguardo ai contenuti del prossimo libro, abbiamo deciso di aprire un canale YouTube che si chiama Bitcoin in Action, dal quale poi nasce il titolo del nuovo libro, dove trovate dei rapidi video da divano per affrontare le basi di Bitcoin e scoprire avvenimenti storici anche di tipo ricorrente, molto carini. Non è assolutamente un contenuto per sviluppatori, è un contenuto per chiunque, sono tutti video molto brevi. Vi invitiamo a dargli un occhio perché alcuni sono anche divertenti, appunto. Arriviamo quindi al secondo libro che mostriamo oggi, che ha lo stesso nome del canale YouTube, Grande Fantasia. E il secondo libro va a trattare in particolar modo un aspetto che riguarda le transazioni. Le transazioni, ora vedremo, non sono in Bitcoin solo transazioni di trasferimento uno a uno, diciamo quindi con una logica stile bonifico bancario, possono essere uno a molti, molti a molti, ma non solo, possono avere la possibilità di essere programmate per realizzare logiche di distribuzione particolari basate su vari parametri, ad esempio il tempo, ad esempio valori esterni al network. Sono cose molto molto particolari. E infatti si tende a dire che grazie a Bitcoin Script le transazioni
trasformano la moneta in moneta programmabile e quindi in una moneta che si adatta molto bene a tutte le varie esigenze del mondo digitale, dove magari per fare le stesse operazioni bisognava creare dei contratti, degli accordi scritti e aspettarsi che le parti li rispettino. In questo caso abbiamo delle transazioni e quindi delle regole di scambio che la matematica e la crittografia forzano a rispettare, e quindi capite bene che nel mondo di applicazioni o comunque sistemi digitali automatici è una cosa molto positiva. Adesso vediamo 4 o 5 argomenti, non mi ricordo bene quanti, con i contenuti equivalenti che troverete sul libro, e tentiamo di rispettare l'aspettativa che abbiamo messo in descrizione del meetup, che era vi mostriamo la blockchain usando semplici file di script bash. Questi file sono pubblicati sul repo nostro, che c'era nelle prime slide, ma comunque poi si trovano collegati al libro, e quindi andiamo a vedere nel dettaglio alcuni contenuti dei capitoli del nuovo libro con gli esempi che vi ritroverete se lo leggete. Questa parte la porta avanti Alessio, e io intanto vi saluto. Ok, allora dico proprio due, aggiungo due cose sul libro. E il libro precedente era nato, diciamo, da un videocorso. Questo invece è nato proprio come libro, infatti ha dei capitoli un pochino più corposi, mentre il libro precedente, ogni video che avevamo fatto corrispondeva a un capitolo. Infatti c'era dei capitoli anche di sole due pagine. Questo invece è nato proprio, diciamo, un po' più da editori, abbiamo fatto un libro un pochino più corposo. Questo ci ha permesso anche di cercare di fare in modo che l'utente, invece di scrivere ogni pezzo di codice, utilizzasse semplicemente dei file per replicare ogni singolo esempio che noi abbiamo portato nel libro. E per questo, in questo libro, a differenza da quello passato, utilizzeremo la regtest, in modo tale che chiunque può replicare gli esempi senza dover scaricare nessun tipo di blockchain. Per chi non lo sapesse, la regtest è un ambiente di test, chiamiamolo così, che replica il protocollo Bitcoin in locale, quindi chiunque lo può scaricare e lo può utilizzare in locale, significa appunto sul proprio computer. Mentre poi c'è la mainnet, che è la blockchain, quella ufficiale, e la testnet, appunto, dove si fa i test, perché sviluppatore è come se fosse un ambiente di staging della testnet. Quindi, come primo, diciamo, primo capitolo, lo abbiamo chiamato capitolo zero, dove appunto diamo la possibilità di installare con degli script il Bitcoin Core e di installare anche alcune utility che noi poi utilizzeremo all'interno del codice. Utility molto base, perché con lo spirito del primo libro non utilizziamo librerie esterne, ma utilizziamo dove è possibile solo script bash. Utilizziamo OpenSSL per gestire le firme, e cosa che fa anche Bitcoin, e qualche script Python che abbiamo preso poi direttamente anche dal repo di Bitcoin. Quindi, come dicevo, il capitolo zero si tratta proprio di installare il protocollo e di installare Bitcoin Core, e quindi vi faccio vedere come l'avevamo pensato, giusto per, diciamo, partire. Qui ci sono tutte le, appunto, i capitoli, e il capitolo 0 ha un solo file, che è appunto il file SH. Diciamo che un po' tutti i capitoli hanno un file principale chiamato SH, che lanciandolo vi replica tutto quello che il capitolo appunto descrive. In questo caso, capitolo 0 appunto descrive il fatto di installare un Bitcoin Core. In questo caso Bitcoin Core 0.19, solo perché avevamo preso quello di riferimento, che in quel momento c'era quello. Quindi, analogamente ad altri esempi, noi lanceremo SH main. In questo caso scaricherà Bitcoin Core, poi effettuerà il controllo PGP delle firme, quindi scaricherà la chiave pubblica del firmatario, se così si dice,
e poi scompatta appunto il pacchetto scaricato tramite Puget e lo sposta in uno dei path, ok? Il path è semplicemente un percorso dove ci sono gli eseguibili, in modo tale da averlo in maniera globale. Ti metto dentro la mia password. Questo, diciamo, è una presentazione di quello che si troverà a fare il lettore durante la lettura dei capitoli, no? Quindi, primo capitolo, hai letto una parte, si trova lo snippet di esempio e ti dice, guarda, prendi il file xpip.sh dal repository GitHub, lancialo, così che puoi replicare quello che hai appena letto. Esatto, senza appunto utilizzare nessun tipo di blockchain, così l'utente è subito, diciamo, pronto a fare l'esempio. Di libreria esterna, sì. Quindi, questo appunto, niente, ha installato Bitcoin Core, poi c'è semplicemente un controller che si è installato, la versione è 0.19, perfetto. Quindi, come primo esempio, come primo capitolo, appunto, capitolo 0, abbiamo chiamato i bit del mestiere. Dopodiché, abbiamo preparato appunto un esempio della transaction malleability, perché noi siamo, appunto, volevamo prima di tutto fare un libro su, come diceva Ale, su Lightning Network, però ci siamo accorti che eravamo un po' acerbi, diciamo così, un po' ignoranti in materia, in modo tale da poterlo spiegare, che per poterlo spiegare, insomma, lo devi capire abbastanza bene. Perché che a noi, essendo, come dico spesso, programmatori, ci piace un po' mettere le mani nella marmellata, no? Quindi ci piace un po' capire perché quello funziona, perché quello non funziona, se cambio questo perché si rompe, eccetera, eccetera. E quindi per fare questo tipo di prove veramente devi avere una certa padronanza e conoscenza dell'argomento. Quindi il primo elemento che ci siamo messi davanti è appunto la transaction malleability, che viene poi risolta con l'aggiornamento seguito che affrontiamo in maniera corposa nel libro, con più di 100 pagine, che sostanzialmente permette di aggiungere dell'operation code all'interno dello script sig, in modo tale da ottenere un'altra transaction ID. Questa è stata fatta durante un attacco a MTGOX, dove sono stati appunto rubati 850.000 bitcoin, che erano all'epoca più di 450 milioni di dollari, e quindi noi volevamo un attimo capire come funzionava. Quindi non si sa mai funzionasse ancora, no? Esatto. Quindi abbiamo iniziato a leggere un po' in giro, a documentarsi come questo appunto funzionasse, e spesso si leggeva delle cose un po' contrastanti. Si leggeva, sì, si modifica la firma, però è sempre valida. E questo non è che ci tornasse tanto, che modificare la firma e poi che comunque fosse sempre verificabile sulla chiave pubblica ci sembrava un po' strano. Infatti è strano, perché non è quello che accade. Accade che appunto viene aggiunto delle operation code all'interno dello stack, e questo operation code all'interno appunto dello script sig cambiano la transaction data, che è, diciamo, l'esadecimale che viene poi hashato due volte con lo SHA-256 e ottenuto la TXD. Quindi vengono inserite le operation code in 9. Nel nostro caso inseriremo, come poi tanto vedremo come esempio, un operation code 2, quindi un numero 2, e poi lo togliamo dallo stack. Questo significa che abbiamo aggiunto 4 byte che ha portato ad avere appunto una transaction ID differente. Ora vi faccio vedere un esempio, l'esempio appunto del capitolo 1, quindi l'utente, dopo aver letto il capitolo 1, legge anche al suo interno, faccio vedere velocemente il libro, legge tutta la spiegazione, ovviamente qui c'è l'esadecimale, fa vedere appunto che noi inseriamo un operation do e un OP2 e un OP drop, ovviamente aumentiamo anche la lunghezza dello script sig, e poi spiega riga per riga quello che succede. Invece di scriverlo o se vuole lo può scrivere anche manualmente, se invece vuole leggere la teoria, capirlo e poi replicarlo, può andare direttamente, dopo aver creato il repository, sul capitolo di riferimento, che in questo caso appunto è il capitolo 1. Qui dentro c'è sia un readme, che vabbè spiega un po' come impostare l'ambiente, e più c'è un PDF, che è una mappa mentale, che dopo vedremo, che serve appunto anche all'utente per avere un recap di quello che ha affrontato nel capitolo. Quindi in questo caso non l'abbiamo chiamato main sh, perché ancora non era in divenire, poi dopo abbiamo sempre chiamato main sh.
Comunque, per lanciarlo sempre SH main, viene stoppato il nodo, io ho già il nodo che gira in backtest, viene stoppato e rilanciato perché ogni volta svuotiamo la blockchain in modo tale da replicare l'esempio più fedelmente, e qui viene fatto esattamente quello che spiega il libro, ovvero due transazioni. La prima, la transazione, è quella che l'utente faceva, diciamo che MTGOX faceva, ok? Che era quella appunto di withdraw, perché l'utente chiedeva un ritiro da MTGOX, e questa è la transazione vera. Poi l'utente stava in ascolto sulla mempool, e quando vedeva una transazione verso il proprio indirizzo, faceva proprio una corsa contro il tempo e inseriva delle operazioni differenti, delle operazioni, scusate, aggiuntive. Questa è la TXT originale, che ancora non era, quando il mempool ancora non è in blockchain, quindi ancora non è confermata, è conforme rispetto alle regole appunto del protocollo, quindi tutto quello che appunto transazione deve avere, però non è ancora confermata. Diciamo che è lì nella mempool in attesa che il miner la prenda e che appunto la mini. Quindi però in mempool te puoi stare in ascolto, se sta ascolto sul tuo indirizzo ovviamente vedi quello che ti arriva, no? Quindi lo la prendeva e aggiungeva appunto quello che avevamo visto nel libro, quindi aggiungeva o P2 o P drop, e aumentava la lunghezza dello script sync, che in questo caso SC è qui, o P2 o P drop, in questo caso è in fondo. Se non sbaglio sono 0,52, che quanto qui si legge male, 0,52 P drop. Ok? E ottiene quindi un'altra transaction, un'altra TXT che è valida. Quindi l'utente, il lettore, in questo caso, lancia appunto questo script e vedrà che inizialmente la TXT è questa, e quella malleata, perché è stata aggiunta. Sono state aggiunte queste due operazioni, rende la transazione ancora valida, ma con una TXT differente. Come vedete, la firma, che è questa qui, non è che è stata toccata, non è che è stata alterata la firma, come si vede, come si legge a volte in giro, ma semplicemente vengono aggiunte le operazioni. Queste operazioni possono anche essere messe in cima, non cambia niente. Per capire bene, diciamo, come funziona anche lo stack, abbiamo utilizzato un software, un progetto esterno che si chiama BTC Dev, che qui ho il link, lo faccio vedere velocemente, che è, diciamo, l'unico strumento che abbiamo trovato come debug di script. Questo è un repository veramente, veramente ben fatto, e per noi è super comodo, che ci permette di vedere come viene interpretato lo stack ogni volta che appunto viene eseguito script. Quindi, per ogni esempio, noi abbiamo dato anche la possibilità di passare un parametro, che in questo caso appunto è debug, per avviare questo software, insomma, sì, questo sottoprogramma, chiamiamolo così. Quindi riavvio la transazione, avvio lo script passando il debug, e si fermerà appunto alla visualizzazione dello stack. Quindi, ogni qualvolta che la transazione viene minata, viene, scusate, viene validata, viene eseguito lo stack, e lo stack è una struttura dati che Bitcoin Script utilizza, e la transazione sarà valida quando lo stack ha un solo elemento e è true, quindi è 1. A sinistra abbiamo appunto lo script, come hanno scritto giustamente, e a destra lo stack, che ancora è vuoto. La prima cosa che viene pushata nello stack è lo script sig, che sono questi qui. Quindi firma, chiave pubblica, e queste sono le operazioni, diciamo, malevole. E poi c'è lo skip pub key, che sono le condizioni che sono scritte nell'autizzo, quindi nella transazione da sbloccare. E quindi l'utente, facendo step, che è, insomma, il comando chiave del software che stiamo utilizzando, va avanti nello stack e vede cosa succede. Quindi è stato pushato firma, chiave pubblica, l'operation code malevola, e poi è stato pop, è l'operazione di estrazione dallo stack. Viene pushato appunto opdrop, che ha come operazione il pop dell'elemento in top, che in questo caso era 0,2. E quindi niente, ha messo un'operazione e poi l'ha tolta. E questo fa sì che la transazione sia comunque valida, perché
poi passa allo script PubKey, che è uno script, questo è un pay to public key hash, e quindi la chiave pubblica, poi fa OPH che è SHA e ripetizione 60 e push il risultato. Questo è il sottoscript PubKey, verifica che siano uguali, e poi fa OP checksig che è la verifica della firma sulla chiave pubblica. 0-1, quindi l'operazione è valida. Quindi sostanzialmente, inizialmente c'è la transaction vulnerability, non fa altro che appunto inserire all'interno dello script SIG delle operazioni extra in modo tale da cambiare la transaction data. La transaction data è appunto la parte che è questa, appunto, la parte del... È come è costruita la transazione. Qui abbiamo la versione, abbiamo la pixel di precedente, la firma, la chiave pubblica, il time lock, il lock time, eccetera, eccetera. Cosa che abbiamo affrontato nel primo libro. Non so se possiamo ricevere domande, se le leggiamo, non so. Se... Ok. Non ci sono domande. No, perché non so dove si dovrebbe leggere. Poi abbiamo preparato un altro esempio. Sostanzialmente, come lo risolve SegWit questa transaction vulnerability? Semplicemente SegWit prende tutta la parte della firma, quindi appunto dello script SIG, quindi appunto segrega il testimone, perché lo script SIG contiene la firma, e la mette in un campo nuovo. Quindi questo script SIG, quando utilizziamo le SegWit nativi, è vuoto. Dopo vedremo un esempio veloce. Dato che è vuoto e le firme sono spostate in un'altra posizione dello script, fa sì che quando noi facciamo la txd non vengano prese in considerazione questi bytes, ok? E quindi se io continuo a mettere delle operazioni extra, non cambia il mio risultato da txd. Quindi viene risolto perché parte di bytes sono spostate, ma la possibilità di inserire ancora delle operazioni extra senza invalidare ovviamente lo stack è ancora possibile. Un'altra cosa fondamentale è che la txd non ha niente a che fare con la riuscita di una transazione né con il controllo della doppia spesa, eccetera. È semplicemente un identificativo. MTGOX teneva il watch, diciamo così, faceva il watch la txd. Quando vedeva che la txd, quella transazione falliva, ne faceva un'altra. Perché falliva? Perché l'operazione, la transazione, diciamo, malevola, veniva minata prima. Quindi la UTXO, le UTXO precedenti che utilizzavano la transazione erano già spese. E quindi il software ne generava un'altra. E quindi se l'attaccante riusciva a fregarlo la seconda volta, poteva fregare all'infinito. Infatti, le tiravi più volte i soldi. Infatti ha fatto un bel danno. Quindi questo ci ha portato a cominciare a pensare come poteva essere, dove cominciare, insomma, a parare per essere al passo coi tempi, perché comunque per ora avevamo visto solo pay to public key hash, non avevamo ancora visto pay to script hash, ancora SegWit che grappa pay to script hash, che grappa SegWit, eccetera. Quindi il secondo... Domanda? No, ok, ho sentito. Il secondo argomento con l'esempio che volevamo portare è appunto pay to script hash, che solitamente viene associato a un multisig, ma in realtà non è solo un multisig. Pay to script hash varia un po' da pay to public key hash, perché introduce degli argomenti nuovi come il redeem script e il redeem script hash. Sostanzialmente, vediamo se c'è un'immagine così. Aiuto. Sostanzialmente. Questo è proprio il libro che verrà stampato, no? Vediamo se. Allora, pay to script hash, la struttura del pay to script hash è quella che vedete, quindi c'è all'inizio appunto la firma e le chiavi pubbliche e poi lo script, che in questo caso è un pay to script hash e pay to public hash.
Ovviamente se vogliamo fare un multisig al suo interno, in quel pezzettino di codice ci sarà appunto una verifica su due o tre chiavi, 10 chiavi, quante ne volete, cioè un massimo insomma, di 30 chiavi. Quindi abbiamo cominciato a studiare questa parte qui e abbiamo iniziato a prendere dimestichezza con i nuovi termini e come appunto come viene appunto validato lo stack. Quello che volevamo portare qui come esempio è proprio un multisig, perché spesso sentiamo come viene validato un multisig non è ben chiaro, qui dove sono le firme, come vengono firmate, come viene validato lo stack, eccetera. Quindi, sempre dopo che l'utente ha letto il capitolo, nel capitolo che in questo caso è il 3, si sposterà sul capitolo 3 e al suo interno il multisig sul capitolo 4, perché qui sono i wrap del pay to public key hash e pay to public key, invece il multisig al capitolo 4. Qui praticamente ci sono un po' più di file, perché ci sono la generazione delle address e poi c'è la transazione stessa. La generazione delle address comporta appunto, dipende da quante firme è necessario avere per sbloccare la transazione di riferimento. In questo caso non mi ricordo se è un 2 di 3, mi sembra sì, è un 2 di 3. Questo significa che bisogna avere almeno due firme che siano verificabili su 3 chiavi pubbliche. Quindi per creare un address abbiamo bisogno di creare 3 chiavi private e 3 chiavi pubbliche e mettere le 3 chiavi pubbliche all'interno della generazione dello script e poi fornire due firme comprovabili sulle 3 chiavi pubbliche inserite all'interno dello script. Per far questo abbiamo creato appunto questo file che serve a creare lo script, l'address. Ovviamente è spiegato riga per riga sul libro, però sostanzialmente quello che stavo dicendo prima è proprio questo, non so se forse è troppo piccolo. Okay. Nello script si mettono 3 chiavi pubbliche, compresse o anche non compresse, probabilmente è meglio compresse perché si risparmia byte, e in questo caso è un 2 di 3, perché 52 è OP2 nel linguaggio appunto Bitcoin Script, e 53 è un 3, quindi è un 2 di 3 e questo è l'operation code OP check multisig. E quindi niente, questo crea l'address, in realtà lo script, perché in realtà non ci sono address in Bitcoin, non ci sono script, poi l'address sono semplicemente dei digest di script. E poi viene appunto creato l'address. L'utente per replicare questo è sempre lo stesso, la sfida era proprio questa, cioè lanciare sempre un singolo file. In questo caso lancerò un main compressed, compressed di Adam Akanai, non è un problema. Vuol dire che usa le chiavi compresse, perché quella non compressa, se poi leggete il rigo, capirete perché. Comunque l'utente lancerà questo dopo aver letto appunto il capitolo. Qui abbiamo un ciclo che crea le chiavi, 3 chiavi pubbliche e 3 chiavi private, questo è il vim script, che è quindi lo script è 2 di 3, e questa è appunto la transazione. La transazione quindi è una transazione multisig, inizialmente viene fatta vengono nominati 101 blocchi verso un address, 101 perché è necessario avere la coinbase maturity prima di utilizzare i reward, e viene poi spostato appunto dal miner di turno al pay to script hash, che è multisig. Pay to script hash poi lo sposta verso qualcun altro, però deve firmare appunto più almeno 2, perché sono 2 di 3. Infatti la prima volta la firma con una sola chiave e l'errore che appunto otteniamo è non è possibile perché la firma, cioè aspettiamo una firma in più, insomma, più firme. Viene firmata poi una seconda volta e abbiamo ottenuto appunto la transaction ID, quindi è andata a buon fine. La cosa interessante è questa, appunto, è redeem script, a differenza del pay to public hash, è un elemento nuovo che anche nel libro precedente
non viene mai menzionato perché non abbiamo mai affrontato questo tipo di script, che può essere, diciamo, debuggata con questo comando Bitcoin Core, e qui ci fa vedere esattamente quello che dicevamo prima, quindi due firme necessarie su tre chiavi pubbliche, verificare su tre chiavi pubbliche, che sono queste, e poi c'è l'operazione check multisig. Anche qui abbiamo, se lanciamo di nuovo il comando e passiamo come parametro, passiamo il parametro debug, rilancia tutto, diciamo, tutto lo script, ovviamente ogni volta che lo lanciamo, stoppa il nodo, lo rilancia, mina 101 blocchi, fa un'altra transazione, e poi qui abbiamo lo stack. Lo stack ha come primo elemento 0, perché OP check multisig è un bug noto che fa un pop in più dello stack, e quindi come workaround si è deciso di pushare un elemento OP0. Quindi step, questo è OP0, viene messo dentro, poi viene messo dentro lo script sig, no? Quindi lo script sig sono le due firme, e poi qui c'è lo script, c'è il redeem script. La prima cosa che fa il payto script hash è l'hash c'è 60, OP hash c'è 60, che significa fare lo SHA-256 ripetuto c'è 60 e pusha il risultato di questo, quindi pusha il digest. Pusha il digest e lo confronta con il digest che ha nell'UTXO di riferimento. Se questo va a buon fine, significa che appunto hai la possibilità di, cioè è il primo controllo che viene fatto. Se questo non va a buon fine, lo stack fallisce. Se questo va a buon fine, con OP equal, viene pushato appunto 1, quindi è andato a buon fine, e poi viene pushato il redeem script, è come se fosse deserializzato, diciamo, il redeem script. E appunto viene pushato 2, e poi le tre firme. E le tre chiavi pubbliche, scusami. Tre chiavi pubbliche e le due firme. Ora OP check multisig prenderà questi valori, quindi dirà tre chiavi pubbliche, detto al contrario, perché parla, diciamo, al contrario scritto, quindi è un po' difficile iniziare a capirlo. Comunque, queste due firme possono essere comprovate su queste tre chiavi pubbliche, cioè questa firma può essere comprovata su una di queste tre? Sì, bene. Questa può essere comprovata su una di queste tre? Sì, bene, allora va a buon fine, altrimenti fallisce. In questo caso, ovviamente, va a buon fine. Quindi, come vedete, fa un pop di tutto. Cioè pop, 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 e poi siccome è andato a buon fine fa il push 0-1. 0-1, insomma, chi è un po' programmatore sa che è un booleano, no? True. Quindi deve essere l'unico elemento nello stack per essere valida la transazione. Quindi questo è un esempio, diciamo, un pochino più articolato rispetto a quello precedente, che dimostra come appunto multisig funziona. Però non è detto che quello che all'inizio ci faceva, diciamo, non capire bene era il fatto che fosse per forza multisig per il script hash. Invece, come dicevo prima, no, assolutamente no. Tu puoi mettere qualsiasi tipo di script. Non è obbligo utilizzare la firma digitale. Assolutamente no, non puoi bloccare a tuo rischio, ovviamente, il tuo UTXO anche con una password, oppure con un'addizione, oppure con niente anche. Qui abbiamo fatto uno script veloce, giusto per far vedere di cosa sto parlando, che in questo caso fa l'uguaglianza solo di due numeri, ok? Senza firma. Ma lancio subito con debug per far vedere di cosa sto parlando. Vedete, quindi il script è semplicemente un 3 OP equal, 87 OP equal, no? Quindi significa che dall'altra parte nel script pub key ci sarà un 3 per far andare a buon fine la transazione, no? Quindi vuole spendere questi soldi, l'unica cosa che deve sapere è che deve dire il numero magico 3. Esatto.
4387 era il Redeem Script, che ci viene fatto appunto OPChain 60, quindi 1256 OPChain 60, e viene pushato, viene verificato con lo script pub key precedente, è uguale, sì, è uguale, perfetto. 3 e 3 sono uguali, sì, ok. Quindi questa transazione è spendibile da chi mette 3. Ovviamente questo ci ha diciamo, fatto suonare un po' campanello d'allarme e anche stimolato nuove idee, perché questo significa che io posso bloccare una transazione come voglio. Come voglio significa appunto con una password, significa con un'operazione matematica, significa trovami il digest, trovami questo digest, quindi non so, un concorso, un hackathon, qualsiasi cosa. Però questo appunto ci ha fatto capire bene come funziona PetuScript Hash. E questo, da questo capitolo in poi, ci ha aperto un po' un mondo. E per fare questo tipo di operazioni, se vogliamo anche metterci la firma, dobbiamo firmarle manualmente. Manualmente significa... Che le utility di Bitcoin non te le firma in automatico. Esatto, non puoi utilizzare single row transaction with key, ma devi firmarlo proprio con OpenSSL. Ora non sto qui a farvi vedere perché è un argomento abbastanza lungo, però nel libro c'è scritto. E, insomma, siamo andati un po' nel dettaglio anche della firma DR, che è appunto la firma che usa Bitcoin. Quindi siamo andati a modificare sia la S che la R, che sono due elementi fondamentali della firma, per rendere la firma conforme. Un argomento un pochino più tosto che comunque nel libro è spiegato. In sostanza, se non era chiaro, è che grazie a questo linguaggio che si chiama Bitcoin Script, di operazioni inserite nello stack, chi oggi scrive codice JavaScript può tranquillamente andarsi a studiare come funziona questo linguaggio e impararlo e creare delle transazioni con delle logiche personalizzate. Il problema che incontra subito appunto è che per poi firmare queste transazioni non può utilizzare i tool automatici esistenti, però nel nostro GitHub appunto trovate il file SH, vi permette di firmarle anche se non sono standard, a vostro rischio e pericolo, mi raccomando, perché se pushate in mainnet una transazione costruita male, è probabile, è possibile che quei soldi non riuscirete più a spostarli oppure qualcuno li sposti al posto vostro. Quindi è anche questo il motivo per il quale i tool di Bitcoin standard non ti permettono di firmare transazioni che hanno una struttura non conosciuta, per evitare che la gente firmi cose a caso, cioè pubblichi transazioni a caso, diciamo. Però chiaramente se in ambito magari di sperimentazione o comunque di implementazioni aziendali o per la propria startup o per il proprio progetto, probabilmente vi troverete la necessità di creare delle logiche di sblocco dei fondi personalizzate, quindi abbiamo deciso di anche raccontare che è possibile farlo, come è possibile farlo e aiutarvi nel farlo. Se ci sono domande si leggono, noi o fatele anche a voce, tanto non è... Sì, guarda, ce n'è una in chat che ha fatto Michael. Vorrei fare qualche esempio di caso d'utilizzo di Bitcoin Script o in quale scena è utilizzato sotto al cofano. Sì. Cioè, l'ultimo. Sì. Quanto tempo abbiamo? Esatto. Ma direi che per ma in generale avete finito col talk e volete solo rispondere alle domande? No, in realtà no. Ci sono ancora degli esempi, però quell'esempio che chiede Michael è praticamente l'ultimo esempio, quindi volevo sapere. Ok, no, va bene, allora andiamo avanti. Diciamo che avete una decina di minuti per stare nel tempo. Può andare bene? Andiamo avanti direttamente. Allora, ok, andiamo direttamente all'ultimo argomento. Passo rapidamente i punti che avevamo previsto qua. Sempre nel libro appunto c'è la spiegazione di come funziona Segwit e di come si possa utilizzare nel dettaglio senza librerie aggiuntive.
c'è tutto un bel capitolo dedicato a come funziona il time lock, quindi logiche di sblocco basate sul tempo delle transazioni. E poi appunto c'è l'ultimo argomento, che è la creazione di Bitcoin script completamente arbitrari, di cui si fa vedere l'esempio. Sì. Okay. E vi dico io a voce un paio di cose. Per esempio, Lightning Network è tutto costruito sull'utilizzo di appunto multisig particolari che combinano time lock e firme multiple. Un esempio invece più, diciamo, reale della necessità di creare uno script personalizzato è ad esempio l'integrazione con fonti dati esterne o i cosiddetti oracoli, ovvero io e Alessio magari vogliamo bloccare dei fondi per una scommessa o per un accordo e far sì che solo se una terza parte pubblica entro un certo tempo magari una certa informazione, o io e Alessio riprendiamo questi fondi. Quindi è possibile fare queste meccaniche qua, quindi dire io Alessio mettiamo dentro una pallina e lui una pallina a testa, Alessandro prende tutte e due le palline, se da qui a 10 giorni oracolo X pubblica che sono stati 10 giorni di sole, oppure Alessio prende tutte e due le palline se questo non avviene. Ecco, questo tipo di meccaniche si possono costruire, anche perché è possibile, diciamo, è possibile creare queste transazioni in maniera, diciamo, non interattiva, ovvero che a turni ci passiamo il pezzo di transazione da firmare e firmiamo la parte che ogni attore gli interessa. Quindi, ovviamente non sono dei passaggi facili, perché non esiste ad oggi un builder di transazioni di questo tipo che con due clic te lo fa, però si possono fare. E ora qui come esempio di custom Bitcoin script non mi ricordo Allora, quale c'era. come esempio abbiamo preso sostanzialmente l'esempio che fa Antonopoulos, ok, che è questo. E, vabbè, Antonopoulos, il master di Bitcoin, lo conoscete tutti, ovviamente, il libro da must have, però non fa vedere quello che piace a noi, che è il terminale, e quindi abbiamo deciso di interpretarlo. E quindi questo, come anche quelle che abbiamo appena visto, sono tutti smart contract, ok? Smart contract sono semplicemente degli accordi tra le parti, cioè non è che sia chissà cosa. Ora, vabbè, c'è un po' un abuso, un sopruso della parola smart contract, un po' come resilienza, no? Ora, o dici resilienza o non sei nessuno. Quindi l'abbiamo detto anche Uguale, noi esatto, oggi. detto apposta. E questo è un esempio di smart contract e come viene utilizzato Bitcoin script. Allora, qui entreremo nell'esempio, perché altrimenti aspettiamo 30 giorni qui in chat o 90, o spostiamo l'orologio, ma se sposto l'orologio pure che Zoom si arrabbi. Quindi utilizzeremo questo di caso. Come si entra in questo caso? In questo caso si entra soddisfando tutte e due l'if, ok? Quindi se io soddisfo la if, il primo if, vado in questo scalino, diciamo così, in questo flusso. Se soddisfo questo if, vado in questo flusso. Ok? Quindi se io soddisfo l'if, sostanzialmente vado a fare un multisig 2 di 3. Se invece non soddisfo la if, vado nell'altra condizione. Questo ovviamente sono, ora questo è un esempio, però qualsiasi esempio reale può essere fatto come programmazione, no? Se sei in necessità di indirizzare un flusso in base a delle esigenze, ovviamente usi l'operatore condizionale. Se voglio aggiungere una cosa, questo che vedete è la parte di logica che viene usata per sbloccare i fondi di questa transazione, ok? Quindi cosa succede? Chi li vuole muovere deve decidere come soddisfare
questo pezzo di codice in modo tale che al termine dell'esecuzione l'output sia 1, come abbiamo visto prima, no? Quindi succede che dall'esterno, appunto, se entro in questa fina, in questa foglia di esecuzione qua, c'è un'attesa di 30 giorni, ok? Se entro in questa foglia qua, c'è un'attesa di 90 giorni. Se entro qua, non c'è un'attesa temporale, ok? Quindi i parametri che devo passare a questo, a questa funzione devono permettermi di entrare in questa foglia qui. Per farlo mi serve che il primo if il primo parametro sia true, perché così il primo if legge il primo parametro e dice if true, allora entro e sono qua dentro. Perché se non fosse true sarei da quest'altra parte, ok? Il secondo if legge il secondo parametro, che a questo punto suggeriamo di mettere un altro true, perché? Perché nell'else c'è un'attesa di 30 giorni. Nella parte soddisfatta dal true c'è un 2. Cosa vuol dire? Che il 2 finisce sullo stack e si va avanti. Si va avanti dopo la chiusura, diciamo, della graffa. Non c'è la graffa, c'è l'endif. Tutti questi dati finiscono nello stack. C'era già finito il 2, quindi come si legge questo script? Se te passi true, true, nello stack ti ritrovi 2, pub key, 3, check multisig, quindi vuol dire che oltre a true e true dovrai mettere anche due firme create da due di queste tre public key per soddisfare questo check multisig. Quindi quando si vuole costruire logiche custom, sostanzialmente dobbiamo mettere a disposizione dei percorsi di esecuzione in modo tale che poi chi vorrà spendere questi soldi potrà scegliere quale percorso di esecuzione soddisfare per spendere quei fondi. Se io avessi messo false come primo parametro, sarei finito direttamente qua giù dove c'è scritto intanto aspetta 90 giorni, poi mostrami una firma della pub key dell'avvocato. In questo caso tutto questo programma cosa fa? Dice: dopo 90 giorni l'avvocato può spendere i fondi a suo piacimento. Dopo 30 giorni di nuovo, sì. Giusto? Sì. No, scusami. Dopo 30 giorni l'avvocato più uno dei tre può spendere questi fondi, oppure se hai subito due di tre di queste tre chiavi private a disposizione per firmare, puoi spendere subito i fondi, ok? La casistica dove mi sono un attimo intoppato è questa, è un po' particolare, perché sostanzialmente si entra dentro il primo if e gli si dà true, poi gli si dà false, e cosa viene fuori? Viene fuori che c'è il check sig dell'avvocato insieme al check multisig dei partecipanti al contratto, perché comunque qua l'esecuzione va avanti. Quindi questo è un esempio un po' più avanzato, e di queste alberature se ne possono creare arbitrarie. Quindi è solo un po' complesso, perché a differenza dei software normali bisogna pubblicare una funzione, quindi uno script intero come questo, già pensata per essere soddisfatta con diversi parametri di input, che però saranno usati in futuro. Questa è un po' la parte particolare, diciamo. Sì, aggiungo proprio due cose, perché abbiamo saltato la parte time lock. E cosa vuol dire è valida tra 90 giorni? Cioè, quella transaction data firmata, se io la inoltro, il nodo cioè, è valida, quindi la controlla in base al median time dei blocchi che sono sulla blockchain, perché se non tramite oracolo, come diceva Ale prima, la blockchain non può guardare fuori, no? E quindi ha bisogno di un orologio, e questo orologio è dato dalla media di 11 blocchi minati. Comunque dall'uscita dei blocchi. Dall'uscita dei blocchi, esatto. Però non dall'ultimo blocco, perché altrimenti... Il miner potrebbe abusare del fatto che sta minando l'ultimo blocco, alterare il tempo. E quindi si guarda la media degli ultimi blocchi.
quindi l'orologio è indietro boh, un'ora mi pare, sì. Più o meno indietro di un'ora, però questo non cambia la sostanza perché tanto questi lock sono relativi, quindi esatto. Non, diciamo che non si può fare uno sblocco al secondo, si ragiona più sui giorni e sulle ore, però di solito per dei contratti o accordi fra parti è più che sufficiente. E per dire un'altra cosa sugli oracoli, quindi in uno scritto un po' ancora più articolato, uno cosa potrebbe fare? Potrebbe fare che ci si aspetta, che, ad esempio, in un ramo che ci sia la firma di un determinato valore fatta da una terza parte, sostanzialmente, ok? Cose del genere. E quindi succede che la terza parte dovrà pubblicarti quel pezzetto di firma che gli hai richiesto quando registra quel dato, e te così potrai usare quel pezzetto di firma insieme ad eventuali altre firme richieste per sbloccare i fondi. Sì, andiamo poi, direttamente. Poi facciamo l'esempio. Facciamo l'esempio. Allora, anche adesso c'è ovviamente l'esempio, in questo caso è il capitolo 10. Cioè, l'uno del check sig viene usato per fare l'uno di tre. Sì. Ora vi facciamo vedere quell'esempio perché, fate rimetti un attimo. Capisco che diciamo in questo caso, no? Infatti non l'abbiamo cambiato così, era così prima, non l'abbiamo cambiato per risparmio on buy. Sì. In questo caso dove si entra in questo else, cosa succede? Vabbè, 30 giorni, check 30 giorni, passa. Cosa succede? Verifica che ci sia una firma associata alla chiave pubblica dell'avvocato, ok? Se c'è, l'operazione check sig rimette nello stack il valore 1, ok? Quindi ti avanza un 1 nello stack. Quell'1 viene usato al posto di questo 2, perché l'abbiamo skippato, per avere 1 di 3 di questo check multisig qua. Quindi succede che questo check multisig è dinamico. Se te scegli il percorso true true, qua su, diventa un 2 di 3. Se te scegli, perché gli viene detto 2, se te scegli questo alternativo, diventa un 1 di 3. Potete capire che con un po' di creatività si può creare dei contratti molto articolati per situazioni altrettanto articolate. Diciamo. Sì. È pazzesco. Vabbè. Sì, proprio l'ultima cosa, infatti nel libro di Antonopoulos lo trovate così. Invece noi questo uno qui lo sfruttiamo da qui, sostanzialmente. Per far vedere che è possibile fare delle cose molto, molto dinamiche. Perché ovviamente più byte ci sono, più spendi di più. Sì, e poi esatto, spendi meno. Allora, giusto per finire il giro, appunto qui ci sono i tre casi, ok? E noi appunto faremo il secondo caso, che è quello 2 di 3, no? Che è questo qui, 2 di 3. Prima lo lancerò normale, nel senso senza debug. Lancio debug. E questo è utile per capire, e più che altro per creare script, perché altrimenti sono un po' senza un debug è un po' un casino. Sì, diciamo che è un modo di programmare un po' diverso rispetto al solito. Che prima c'è stata la generazione di servlet, però vabbè, si skippa altrimenti. Allora, quindi viene pushato in questo caso witness script, che è come reading script di prima, e c'è appunto lo zero che serve per poi per il check multisig, per il bug di prima. Le due firme, ok, e uno e uno, che serve per... Ah, scusa, ok. Questi che vedete a destra sono i parametri di cui parlavo prima, cioè chi vuole spendere propone questi parametri. Questi parametri cosa sono? Sono le due firme e i due true che ci servono per entrare nel branch di esecuzione del secondo if, ok? Esatto. Sostanzialmente, giusto per... Ah, ce l'abbiamo? Sì, ma mi sa che passo due. Eccolo lì, ecco, questo succede. Oh, esatto. Noi vogliamo entrare in questo percorso, fino a qua giù, prendendo questa strada. Quindi, sotto, vedete che nello stack...
si vede molto bene. Abbiamo messo, vabbè, le due chiavi che servono dopo, e poi uno e uno. Uno e uno sono i due true, sì, le due firme. I due true servono per entrare in questo blocco, e il secondo serve per entrare in questo blocco. E ora vediamo che succederà proprio questo. Quindi siamo sostanzialmente abbiamo pushato i written script. L'op if si mangia il primo 1. Infatti a destra qui si mangia il 1. Il secondo si mangia il secondo 1. Secondo 1. Adesso c'è il 2. Il 2 cade in un range di costanti di Bitcoin script che non viene interpretato come un'operazione ma come un elemento da pushare direttamente. No? Quindi 2. Viene inserito il 2. L'else non viene letto perché non viene pushato perché non sono lì dentro, capito? Quindi tutta la roba che non è nel nostro branch viene skippata. Ora mi aspetto che pushi le chiavi. Queste tre sono le tre chiavi pubbliche, rifacciamole vedere, sì, perché sì, è un casino. Sono le tre chiavi pubbliche che erano dopo l'endif, quindi i pezzi che ha skippato fino ad ora erano la parte di else che non abbiamo utilizzato. Questo, sì. Poi butta cushion il 3. E a sto punto c'è check multisig. Check multisig, abbiamo visto prima, mangia tutto e svolge l'operazione richiesta, in questo caso è 2 di 3. Esatto, 2 di 3, quindi è andata a 1 perché quelle firme che io ho fornito sono verificabili su una di queste... Su due livelli. Ora, questo PLC che cos'è? Questo PLC è questo qui, però non c'entriamo perché ormai... Cioè, siamo qua dentro, non possiamo uscire, no? E quindi niente, va avanti. Li droppa tutti. E finisce che c'è un 1 sullo stack, quindi chi ha fornito questo redeem script, giusto? Questo sì. No, è il chi ha fornito? Witness script. Chi ha fornito questo witness script ha potuto spendere questi fondi. Witness script è, diciamo, l'alter ego di redeem script per pay to script hash. Cioè un po' di nomenclatura che comunque è tutta spiegata nel libro, tra cui anche appunto le mappe mentali che anche altri. Ah, facciamo vedere, scusate, una mappa mentale ce l'avevi aperta. Sempre allegati al libro trovate una serie di mappe mentali che sono state costruite per scrivere il libro, che però hanno un senso secondo noi e che quindi vi possono aiutare oltre a memorizzare ma anche a rinavigare i contenuti magari dopo che li avete letti la prima volta. E come diceva Ale, sono nel repository GitHub e alcuni pezzi presentati nel libro e collegati ai capitoli del libro. Ma tutto questo materiale è a disposizione del lettore, anche perché obiettivamente non sono argomenti per niente facili, perché sono molto diversi rispetto alla programmazione classica, diciamo. E il libro, come avete visto, è questo sulla destra. E la copertina abbiamo sempre mantenuto, diciamo, lo stile a mosaico, abbiamo rimosso gli argomenti che non si trattano più, abbiamo messo in evidenza quelli che trattiamo più a fondo, come vedete ad esempio lo stack, che nel primo libro non avevamo quasi affrontato in maniera approfondita, qua invece spiegato molto più nel dettaglio. La moneta Bitcoin che diventa sempre meno moneta e sempre più denaro programmabile, le impronte digitali sono state introdotte nel primo libro e nel secondo sono abusate, lucchetti a tempo, lucchetti a doppia chiave, appunto i time lock rappresentati dal cronometro, i contratti alla pergamena e il logo di Segwit. Il bizantino non potevamo levarlo, quindi l'abbiamo mantenuto. Non ci stancheremo mai di consigliare sia Mastering Bitcoin, che comunque è la pietra miliare, sia questi tre libri qua, che avevamo anche raccontato l'anno scorso, trattano degli argomenti che si dà per scontato, quindi le codifiche, la cifratura, l'aritmetica non standard, che si danno per scontati, ma in realtà poi quando vai a costruire programmi tipo quelli scritti in Bitcoin Script, dove hai numeri little endian, dove
si usa il significato del bit spostato, dove il segno del bit, ci sai, bit, si deve scrivere a mano dove è il segno di un certo numero, e l'aritmetica con i segni fatta in un certo modo è diversa da quella che fai a scuola, insomma, una serie di cose. E in questi libri sono trattati veramente bene, non sono nemmeno così pesanti da leggere, quindi noi li consigliamo. E con questo è tutto, ragazzi. Scusate se siamo andati un po' lunghi, gli argomenti erano parecchio densi. Se non l'avete capito, prendere questo libro senza aver prima studiato un minimo il protocollo o letto il libro precedente o Mastering Bitcoin, forse è un po' tosto. Beh, si comincia con leggere il vostro primo libro. Esatto. Allora, condivido un attimo lo schermo. Intanto, se ci sono delle domande, fategliele pure, perché sto condividendo un link, insomma, un rimando a uno strumento che utilizziamo per raccogliere dei feedback molto rapidi riguardo alla serata. Quindi, se nel frattempo qualche minuto che compilate questo piccolo form andando su menti.com, inserendo questo codice, oppure inquadrando il QR code col vostro smartphone, arrivate direttamente lì. Dopo vedremo la nuvola di feedback che si popola. Potete prendere direttamente la parola o in chat o aprire il microfono, non ci sono problemi. Mentimeter. Vediamo se c'è qualcos'altro. Noi siamo sempre con... No, sta condividendo lui. Ah, giusto, giusto. Volevo mettere in contatto adesso. Ah, stanno arrivando i cosi. Voglio leggere il libro. Che coraggio! A cosa serve Bitcoin Script? No. Non ho capito una mazza, me l'aspettavo. Bitcoin Script serve appunto per rendere una transazione programmabile, ovvero associare delle logiche personalizzate di spesa a delle transazioni che alla fine spostano monetine. Quindi se il tuo caso d'uso non è quello di mandare dei soldi semplicemente da Alessio a Alessandro, ma vuoi aggiungere delle regole in questa transazione, puoi farlo tramite Bitcoin Script. Anche semplicemente pay to public hash o pay to qualsiasi altra cosa, sono comunque script. Diciamo standard, sono comunque script. Infatti, non peraltro l'address è pay to script hash. Sì. Comunque qualcuno ha scritto che non ha capito una mazza, ma il libro lo compro. Quello è Mauro. Anche un aggettivo a una città, secondo me, qualcuno che conosco. Sì. Va bene, dai. Allora, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio. Grazie per la vostra disponibilità. Voglio rassicurare tutti che a breve, tra oggi, domani o dopodomani, carichiamo il video sul nostro canale YouTube, sul canale di Crafted Software, per cui avrete la possibilità di riascoltare per bene, stoppare, elaborare i concetti che stasera ci hanno dato. Adesso.